Roboti mi ha chiamato nella primavera del 2008 e mi ha proposto di collaborare a un progetto architettonico di Philip Stark a Bilbao in un centro culturale. Cerchiamo di localizzare la Londiga. Dove sta la Londiga? Sta a Bilbao. Ed è localizzata in un punto strategico della città. Praticamente è nel punto mediano tra il Guggenheim, il museo, la rappresentazione della modernità, eccetera, e la Plaza de Toro, che sono due momenti della città fondamentali. La Londiga è formata da una cintura antica all'interno del quale abbiamo creato un grande atrio con tre edifici in mattoni che li vediamo alle mie spalle. Io dovevo in pratica occuparmi di 43 colonne che dovevano stare nell'atrio della struttura. Io avevo sempre lavorato nel cinema, avevo fatto tantissimi film, e lavorare in una struttura architettonica progettata da Philip Stark era molto interessante. Le colonne, c'est une obligation. Quand on fait des bâtiments comme ça, on se retrouve avec des colonnes. Et donc là, j'avais, si je ne me trompe, 43 colonnes. Donc je me suis dit, qu'est-ce qu'on pourrait faire de ces colonnes? Et le résultat, c'est en fait un voyage à travers l'espace et le temps. C'est-à-dire que quand vous traversez toutes ces colonnes, qui sont toutes les cultures du monde, vous traversez la géographie. Mais quand vous traversez ces colonnes, qui sont aussi toute l'histoire du monde, vous traversez le temps. Donc c'est un espace quasiment einsteinien, puisque vous traversez un espace-temps. C'est un espace-temps ouvert où tout le monde peut s'y retrouver. C'est-à-dire qu'un enfant qui va venir ici, qui ne sera jamais sorti de Bilbao, va pouvoir comprendre osmotiquement comme ça quelles sont les autres cultures. Il va réellement apprendre. Ho iniziato ispirandomi e guardando gli stili egiziani, assiro-babilonesi, greci e romani. E a questo punto ho cercato di avere un'idea diversa, ossia cercare anche attraverso oggetti di arredamento, oggetti dell'epoca, di ispirarmi e di trovare un'idea nuova. Nel frattempo mandavamo i disegni allo studio di Philip Stark e a Robotti. Le cose sono state interessanti, sono piaciute. A fine dicembre ho mandato gli ultimi disegni e verso la metà di gennaio abbiamo incominciato a lavorare sui modellini. Questo capitello egiziano. Terracotta, questo è il numero 13. E questo va benissimo qui, perché vedi, qui non ci sono pluviali, questo va bene. Quando, ritornando a Parigi, da Cinecittà e dall'incontro con Lorenzo Baraldi in maniera cordiale e super positiva, parlo con Stark di questo incontro e lui mi dice sì, fantastico, però era molto preoccupato che diventasse una scenografia di film, quindi lavorate in maniera fittizia, con materiali leggeri, con plastiche, resine, eccetera. Hanno deciso di non lavorare più con i materiali poveri, come la vetroresina, il gesso e la creta, ma di lavorare con materiali veri, che erano il bronzo e il marmo. E a questo punto io ho cercato di portare avanti un altro discorso, era quello di lavorare con tutti i materiali che dal 200 in poi, o anche prima del 900, si operava in architettura, che erano il legno, i mattoni, la terracotta e anche nel Novecento il cemento e l'acciaio. La terracotta è stata veramente il punto che ci ha lasciato anche un po' désormais, come dicono i francesi, senza parole, perché non consideravamo un materiale atto a stare in un posto pubblico. In realtà Baraldi mi diceva che in Italia molte colonne, statue in terracotta vivono e sopravvivono in parti pubbliche già da svariati secoli. Quindi senza dubbio abbiamo accolto ben volentieri questa soluzione e l'abbiamo trasmessa a Stark. È evidente che Stark era ravì, era contentissimo di lavorare con nuovi materiali. La pietra è stato un altro elemento da Baraldi scelto
e dicendomi: guarda, io dovevo fare alcuni film a Lecce, purtroppo non l'abbiamo potuti fare, ho intravisto Lecce con queste facciate in pietra fantastiche dove la luce del sole si riscalda sulle sinuosità del barocco siciliano, e quindi alla fine siamo stati coinvolti da Baraldi nell'utilizzare anche questo materiale. Dopo che Stark ha deciso in modo definitivo i disegni, ho incominciato a realizzare i modellini. Potresti fare tutti e quattro grandi così, ma mi sembra un po'... Nel mio lavoro, nel cinema, il modellino è molto importante, perché molti registi non riescono a capire che cos'è una pianta, un alzato e una sezione, e molte volte anche la prospettiva di un ambiente. Mentre con modellino riescono a capire effettivamente come l'ambiente è fatto. La stessa cosa ho cercato di fare con Philip Stark. Per me Philip Stark era il regista, e con i modellini era importante che Philip Stark le vedesse e decidesse se andavano bene.